Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo qui oggi con PES 2016 e come per FIFA anche in PES ragazzi ho deciso di farmi le divisioni online. Allora ragazzi, come vedete lì, la prima partita c'è scritto 4-5. Allora ragazzi, io praticamente avevo iniziato a registrare e avevo preso il Bologna, perché ho detto prendiamo il Bologna, che è la squadra in cui sono i miei club con la divisa, per fare una partita così inaugurale. Ragazzi, me l'ho messo contro uno col Paris Saint Germain. Quindi diciamo che anche alle divisioni c'è, non ho capito, c'è il livello del personaggio, cioè della serie, c'è il tuo livello personale di quanto tempo hai giocato e non c'è una calibrazione tra squadre. Quindi mi sono ritrovato contro uno col Paris Saint Germain. Dopo che perdevo 4-0 alla fine del primo tempo, sono riuscito a fare 4-4 e al 93esimo mi ha fatto il 5-4. Quindi ragazzi, in questa partita qui io sicuramente non prendo più squadrette, ma prendo qualche squadra italiana, però magari un po' più forte, ora vediamo, o straniera. Direi ragazzi di partire con l'Inter. Ok ragazzi, allora eccoci giunti alla prima partita. Vedete, io ho preso l'Inter e il mio avversario c'ha la Juventus, quindi andremo a fare un bel derby d'Italia in questa prima partita. Vediamo subito come va. Pallone dentro verso Palacio. Palacio, tiro, il gol! Subito, Inter in vantaggio con Rodrigo Palacio, 1-0 per noi. Dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. Azione qua che prova subito la reazione, l'avversario subito alla reazione e c'è subito il pareggio immediato ragazzi. Azione successiva, pareggio d'avversario, 1-1, subito combattutissima questa partita. Vuole lo scatto, eccolo qua Icardi. Icardi ancora. Vuole dentro, pallone dentro, Felipe Melo al tiro, la parata di Buffon, pericolosissimi però. Azione qua che prova a darla dentro, mette fuori Felipe Melo, quel tiro e deve intervenire Handanovic. Il pallone è messo fuori al tiro ancora Handanovic. Facile però, preda la palla dalla Juventus, recuperiamo, ma no, non c'è bisogno che te la allunghi in quella maniera. Maledizione ragazzi, ma veramente alle volte fanno delle stronzate uniche. Ambrosio dentro verso Palacio può allargarla, Icardi, deve intervenire Buffon ragazzi all'incrocio, bellissimo. E finisce il primo tempo ragazzi, partita tutto sommato equilibrata. E attenzione che ha sbagliato però Icardi dentro, quando Mbia ancora dentro, Icardi, il gol come nel primo tempo. All'inizio secondo tempo passiamo nuovamente in vantaggio. Bellissima azione ed è 2-1. Ora ragazzi, devo stare attento a non fare l'errore del primo tempo, facendomi subito recuperare. Ecco, vedete qua che prova lo stesso bug praticamente di FIFA. No ragazzi, questo è un bug. Questo è il bug come a FIFA ragazzi, col lancio lungo. E allora lo provo anch'io ragazzi a sto punto. A me però non riesce ragazzi. Allora qui c'è un bug, perché non può essere casuale il fatto che comunque ci sia risuccesso nuovamente. Attenzione qua, il pallone dentro, sbaglia Icardi. Qua Handanovic, ma perché? Mi devi scalare il giocatore. Ah, ragazzi, veramente da spes fa veramente sclerare. Oltre qui attenzione Handanovic, che oltre mi sono accorto che quindi c'è il bug praticamente, che c'è, ti dà possibilità poi di recuperare subito. Qua ancora Juan Jesus per Maurizio Icardi, dentro Palacio 1-2 per Icardi, Icardi al tiro e il tiro che viene rimpallato, rimane lì la palla ragazzi. Melo ancora, ancora prova il tiro, parata di Buffon, incredibile ragazzi, incredibile cosa abbiamo sprecato. Qua il pallone viene dato dentro per Dybala, sbaglia tutto Telles e c'è ancora il miracolo, ma qua la palla rimane a lui, poi il tiro. Meno male ragazzi, però che errori stupidi veramente. Palacio, ancora lui, esce Buffon e finisce la partita ragazzi, 2-5. Però ragazzi, questa partita mi ha insegnato che almeno in divisione online c'è il bug. Ok ragazzi, queste sono le statistiche, avete fatto tutti i numeri, questi sono i voti.
Ok ragazzi, ci siamo fra poco con la seconda partita delle divisioni online. Ok ragazzi, eccoci giunti nella seconda partita online. Allora, io ho preso i Men Blues del Manchester City contro il Bayern Monaco, perché PES, come sapete, non ha molte licenze ufficiali, quindi i nomi sono modificati. Vediamo come andrà questa seconda partita. Fernandinho dentro per Agüero. Per Fernandinho, perché ha fatto questo controllo di tacco all'indietro? Ragazzi, guardate, alle volte veramente fanno cose assurde su PES. Ma ragazzi, guardate qui, cioè io non ho parole. Per poco non segnava. Dentro per Yaya Touré, buttato giù, non c'è fallo. Qua fermati in maniera troppo ingenua. Company. Fa ancora il suo tiro, deve volare alto ragazzi. Attenzione angolo ragazzi. Ancora il colpo di testa messo fuori sulla linea. Attenzione, pallone dentro. E allora Yaya Touré prova il tiro, fuori di pochissimo. Sterling che avanza, ancora lui Sterling. Pallone dentro, respinto sulla... È finito il primo tempo ragazzi, 0-0. Partita sgordita. Pallone dentro, ancora il tiro, non riusciamo di un soffio a tirare. Azione palla nostra, pallone messo dentro, colpo di testa provato, non riuscito. No, ma non ci credo. C'è quasi gol, ma pallone regalato ragazzi da Company. Dentro verso Agüero, anticipato. Ma Yaya Touré prende palla, Agüero al tiro, fuori, ma non ci credo. Qua bravi ad anticipare, ma nulla da fare Agüero. Qua attenzione ancora lui col tiro, arte. Ottima per Navas. Navas dai, dentro, ma non è possibile, ma non passa niente ragazzi. 0-0, ma veramente, cioè, partita bruttissima, senza emozioni, cioè, ha fatto più tiri lui di me, però ragazzi, veramente partita scialba. Ok ragazzi, allora, questo è il quadro, quindi avete visto due pareggi, e ragazzi qua non è a punti, è non so a che cosa, prestazioni, è per passare in divisione 11 ci vogliono 300 di non so che, io sto a 335, quindi presumo che potrei già passare in divisione 11, vediamo. Sì ragazzi, posso già passare in divisione 11, quindi nel prossimo episodio penserò se continuare un po' in divisione 12, perché voglio allenarmi, perché ho visto che è un po' diverso da MyClub, oppure se andare già in divisione 11. Magari se volete sotto nei commenti scrivetemi se preferite che passo già in divisione 11, oppure se volete continuare a vedere partite della divisione 12 che userei come allenamento nelle divisioni online. Ok ragazzi, allora come sempre, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, a commentare, a condividere. Mi raccomando, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, suggeritelo ai vostri amici. Qui da Giorno dell'83 è tutto. Bella.